Microsoft ha acquisito Bethesda! Davvero! Così! Fulmine a ciel sereno! Oh cazzo! Questa qua non è una notizia che rende felici i boxari, fanculo i boxari! Questa notizia rende felici noi PC gamer! Cazzo! Allora, cominciamo per punti. Cosa ho avuto come prima impressione appena ho visto la notizia Bethesda acquisita da Microsoft? Io sono, sapete bene, sono PC gamer. Sapete cosa ho pensato? La primissima cosa che ho pensato? Interplay Games. Se non lo sapete, Interplay Games era quell'azienda che ha sviluppato ex Blue Isles Studio, che ha sviluppato titoli del calibro di Fallout, Wasteland e Baldur's Gate. Baldur's Gate sappiamo che ormai è sotto l'Arian Studio, ma non ci interessa quello. Fallout ci interessa. Finalmente potremmo avere un Fallout degno di nota, con la sua satira, cattiveria e comicità nera che permeava quel GDR Atom Punk, il migliore mai stato creato fino ad oggi. Anzi, i primi due capitoli, perché poi il resto, i numerati sotto Bethesda, io non li considero dei Fallout, perché non hanno niente di Fallout quei titoli, eccetto lo spin-off, per l'appunto, che non è numerato, che era sotto Obsidian. Quello, New Vegas, era un vero Fallout. Quindi veder riuniti brand e i creatori originali, ovvero Obsidian più in Exile, mi riempie di gioia. Potremmo tornare a vedere un Fallout con lo stile magari di Outer Worlds, il motore grafico di Bethesda migliorato dalle mani sapienti di Obsidian, con tutta la scrittura e la qualità che saprebbe solo infondere Obsidian al brand Fallout. Cacchio. Vogliamo parlare anche di un'altra cosa da PC gamer che si è riformata sotto Microsoft, che non c'entra questa acquisizione, ma abbiamo anche LucasArts, Double Fine, che poco prima dell'acquisizione, oltre a Tim Schafer, all'interno era appena rientrato anche Ron Gilbert. Ron Gilbert e Tim Schafer, per chi non lo sa, sono le avventure grafiche per eccellenza. Da Manic Mansion, Monkey Island, Grim Fandango, anche se Grim Fandango non c'era Ron Gilbert, chi se ne frega? Cazzo, abbiamo da capo le avventure grafiche LucasArts e abbiamo Interplay Games tornata in vita. E io sto sbrodolando di gioia. Un altro motivo per cui è una figata questa acquisizione dal mio punto di vista è che Bethesda, poco prima dell'acquisizione, aveva acquistato come team di sviluppo Human Head Studios. Molti di voi diranno, è un team di merda che ha fatto The Quiet Man e Rune 2. Concordo con voi, sono due cacate colossali. Ma Human Head Studios, prima di essere un team di sviluppo indie, quando avevano i fondi, hanno tirato fuori Prey. E poco prima del fallimento stavano tirando fuori Prey 2, un titolo open world che continuava quella storia fantastica del primo capitolo. E quel gameplay fantastico del primo capitolo si sarebbe mosso su un'ambientazione open world. Cazzo, Microsoft che infonde soldi ai creatori di Prey. Io non vedo l'ora di vedere la nuova IP di questi ragazzi di Human Head Studios. Non c'entra niente questo, perché ovviamente le persone sono diverse, ma ID Software e Arkane Studios sono altre due brand che tornano all'universo PC e potranno tornare a risplendere seriamente. Se ora hanno arrancato, per quanto hanno avuto una grande rinascita, perché Arkane Studios, per chi non lo sa, si può considerare anche un po' Looking Glass, ed è un'istituzione per noi PC gamer come azienda Arkane Studios, Arx Fatalis. Quindi vedere anche questi altri due nomi, a me PC gamer, mi riempie il cuore di gioia. E infine Starfield, quel progetto che a tutti ci ha fatto sempre ridere, perché pensavamo, ha fatto quella porcata di Fallout 76, riuscire a fare un gioco come Starfield, un MMO ambientato nello spazio, chi cazzo ci credeva che Bethesda riusciva a fare questo gioco? Per noi
anzi per me sarebbe stata la solita minchiata che non sarebbe mai uscita, oppure sarebbe uscita ma sarebbe stata la solita cagata stile Fallout 76. Dopo aver visto quello che hanno fatto a Sobo Studio con Flight Simulator, quella tecnologia sviluppata da Sobo Studio, messa nelle mani di Bethesda per completare o creare da zero Starfield, io ho solo i brividi al pensiero. E se dovesse arrivare prima di Star Citizen, bye bye Amazon Games e bye bye Star Citizen. E soprattutto Microsoft, altri soldoni a bizzeff, perché se pensiamo che quegli utenti di Elite Dangerous si potrebbero spostare tutti su Starfield, quanti soldi farà Microsoft oltre a Minecraft, oltre al Game Pass con 15 milioni di utenti? Microsoft diventa una potenza mondiale. Starfield non è più una barzelletta, Starfield sotto Microsoft. Poi non so se avete letto, ragazzi, vi consiglio di andare a recuperare, anzi vi lascio il link in descrizione, sul parere di Todd Howard riguardo l'acquisizione. È una lettera d'amore fantastica a Microsoft. Per quanto io odi Todd Howard, perché Todd Howard e Bethesda per me rimangono il male, ha spiegato che comunque è un'acquisizione più che lecita, normale, perché alla fine le strade di Bethesda e Microsoft si sono sempre incrociate e sono andate in parallelo, se ci pensiamo, in questi anni. E soprattutto se Bethesda, voi avete avuto i giochi su console di Bethesda, anche grazie a Microsoft che ha creduto in Bethesda nel suo Morrowind, che poteva essere trasportato su console. Tanto che, se ricordiamo, Halo e Morrowind sono i titoli che sono stati più venduti su Xbox. Due titoli PC, perché Halo era un FPS arena PC e Morrowind era il GDR hardcore per eccellenza per PC. Quindi se abbiamo Bethesda che fa giochi console, anche grazie a Microsoft e quell'intuizione, soprattutto perché Microsoft ha interesse a far giocare i giochi piuttosto che all'acquisto della piattaforma fin da quando è nata, finché non ha avuto i problemi, vabbè, boh, qua. Vabbè, facciamo finta che non sia mai esistito Xbox One. Xbox, watch TV. La cosa che mi fa ridere di tutta questa situazione è che sembra che Microsoft, non si sa, da un certo punto della sua carriera, sembra che sta facendo la lista della spesa per me. È come se io sono andato là a zio Phil e gli ho detto: guarda, a me piacciono queste software house, perché non te le compri? E praticamente tutti gli studi first party di Microsoft sono tutti team che io amavo e amo. Ed fa ridere che stanno finiti sotto nella casata di Microsoft. Cioè, Microsoft, senti, mancano giusto per completare la lista della spesa per ZZ, per me. Se volete che io, mi volete prosciugare il mio conto in banca, vi basta che vi comprate anche Warren Spector, Carmack, Cliffy B, Jason Rubin, ex Naughty Dog, Peter Molyneux, Will Wright, Suda51 e Sueri. Beh, visto che hai anche acquisito il dio Shinji Mikami, il creatore della saga di Resident Evil, fai una bella carambata. Comprati pure Platinum Games, così almeno riuniamo i due amici del cuore che hanno creato quel capolavoro di Resident Evil 2, ovvero Kamiya e Mikami. Riuniamoli, dai. Compra Platinum Games, dai. Dai, zio Phil, comprati Platinum Games, così riuniamo quel poveraccio di Shinji Mikami e Kamiya e magari gli facciamo fare un bel Heavy Within 3, oltre a Bayonetta 3. Beh, penso che non manca più nessuno alla mia lista della spesa, che spero che Microsoft acquisti, così può star tranquillo che non la tradirò più, né con un PC, né con una PlayStation, né con la Nintendo Switch Pro. Penso che non manchi più nessuno dei team che io amo alla follia. Li hai comprati quasi tutti. Aggiungi questi nomi che ti ho citato e stiamo a posto. Credo che non manchi più nessuno. Credo proprio di sì. Vabbè, facciamo finta che non sia mai esistito Xbox One. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. 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 TV.
TV. TV. Watch TV. 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 TV remote. TV experience. TV. 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 Sports TV. 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 Anybody? TV. TV. MTV. TV. 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 Xbox. Go home. TV. 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 Sports. 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 Sport. Sport. Television. Television. TV. Television. Television, 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 TV, TV, TV. Xbox is about to become the next water cooler. Sports. Television, television, television. I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport. Television, TV, 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 TV. For Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. An entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty. 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 One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty. 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 All of the new story element. Call of Duty. 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 Our new dog model is taken from high-resolution scans of an actual SEAL Team service dog. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Xbox. Go home. Do, 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 do.